Giulio Sabbi, i primi giorni di lavoro qui a Cavalese in vista di un appuntamento come il mondiale, molto importante. Com'è stato l'impatto con l'inizio della preparazione e cosa vi aspettate da questa fase di lavoro qui a Cavalese? Beh, comunque questa qui è una fase di lavoro duro, perché comunque c'è di mezzo tanto lavoro fisico, tanto aerobico, pesi e contatto con la palla praticamente solamente il pomeriggio. C'è da faticare, però comunque siamo qui per questo e tra l'altro c'è un obiettivo importantissimo che è il mondiale e siamo pronti, lavoriamo per arrivare pronti a fine agosto. Questo gruppo ha vinto diverse medaglie in questi anni, adesso c'è l'obiettivo molto importante come il mondiale, cosa manca per far arrivare a un'altra medaglia? Sicuramente manca pochissimo, perché sono ormai 3 o 4 anni che ci andiamo vicino. E con la continuità del lavoro e l'essere sempre lì magari aiuta a rimanere ad alti livelli. Secondo me manca veramente poco per mettere la ciliegina sulla torta. Guardando un attimo oltre il mondiale, l'anno prossimo sarà una stagione molto importante per te, sarà la prima dal posto delle Lube Banca Marche in Macerata, giocherai con lo scudetto sul petto, sarà una bella responsabilità, ma immagino che sarai anche molto stimolato per questa avventura. No, sono molto carico, perché comunque andare nella società che ha vinto l'ultimo scudetto, quindi nella società più forte d'Italia, andare a sostituire un giocatore come Ivan non è facile, ma sono motivato e allo stesso tempo non vedo l'ora di cominciare. Sarà un campionato molto difficile, perché si sono venute a creare delle belle squadre e staremo a vedere.